Ciao, benvenuti su Cartisia e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi propongo i biscotti al cioccolato fondente extra buoni, sono davvero buonissimi. La ricetta è facile e veloce, una merenda perfetta che si prepara in pochissimi minuti. Buonissimi, morbidissimi. Vediamo subito come realizzare i biscotti al cioccolato fondente. Vi serviranno 2 uova, un cucchiaino di lievito per dolci, 40 ml di olio di semi di mais, 200 g di cioccolato fondente, 200 g di farina 00 di grano tenero, 120 g di zucchero bianco, un pizzico di sale, zucchero a velo. Prendete una ciotola, versate il contenuto di 2 uova, un pizzico di sale, 120 g di zucchero bianco, amalgamate bene il tutto. Amalgamate bene per almeno 3 minuti, dovete ottenere un composto chiaro e spumoso. Adesso versate 200 g di farina 00 di grano tenero. Un cucchiaino di lievito per dolci. Amalgamate bene il tutto. Bene, a questo punto sciogliete a bagnomaria 200 g di cioccolato fondente. Sciogliete il vostro cioccolato fondente con 40 ml di olio di semi di mais. Versate il vostro cioccolato fondente nella ciotola. Con un cucchiaio lavorate bene il tutto. Solitamente il cioccolato fondente si versa con le uova. Noi facciamo il procedimento inverso per rendere questi biscotti ancora più cremosi e buonissimi. Quindi amalgamate bene il vostro cioccolato fondente con l'impasto. Otterrete un composto molto morbido che non appiccica più alle mani. Vedete? Adesso vi servirà una teglia, mettete la carta forno. Adesso vi serviranno 2 ciotoline. In una ciotolina ho messo lo zucchero bianco, nell'altra lo zucchero a velo. Prendete un po' di impasto. Guardate che bella consistenza, non appiccica completamente. Create una pallina e la mettiamo prima nello zucchero bianco e poi nello zucchero a velo. Fate così per tutti gli altri biscotti. Sistemate i vostri biscotti nella teglia in modo distanziato tra loro. Mi raccomando, questo passaggio è fondamentale perché i biscotti tendono a crescere in forno. Infornate con un forno preriscaldato. Mi raccomando, lo ripeto sempre, il forno deve essere preriscaldato a 180 gradi. Ho infornato i miei biscotti a 180 gradi per 10, max 12 minuti. Quando si formano queste crepe, il vostro biscotto è pronto, però ovviamente controllate la cottura. Adesso non toccate assolutamente i vostri biscotti, lasciateli riposare nella teglia perché si presentano molto morbidi. Tendono a indurirsi con l'aria, quindi non toccate i vostri biscotti, lasciateli raffreddare completamente. Come vedete, i biscotti sono cresciuti in cottura. Questo è importantissimo, come vi ho detto già prima, di mettere i biscotti in modo distanziato. Quando i biscotti si saranno completamente raffreddati, potete prendere i biscotti in mano. Una vera e propria delizia. Con le dosi che vi ho dato ho realizzato circa 22 biscotti, poi molto dipende dalla forma che gli date. Questa ricetta è davvero facile e veloce, una merenda perfetta che si prepara in pochissimi minuti. Credetemi, questi cioccolati, questi biscotti al cioccolato sono davvero extra buoni. Super golosi. Sono davvero buonissimi. Spero
Se volete potete arricchire i vostri biscotti con la Nutella. Quando preparate i biscotti, l'impasto, stendete l'impasto e mettete all'interno la Nutella e poi realizzate la classica pallina per infornare il vostro biscotto. Che dirvi? Io spero che questo video vi piace, ma soprattutto spero che questo video vi sia utile. Mi raccomando, iscrivetevi perché ci sono davvero tante video ricette super golose in arrivo. E tante altre ricette troverete sul mio canale. Attivate la campanella così rimarrete aggiornati su tutti i miei video. E se volete potete seguirmi anche su Facebook oppure su Instagram come Ricette Golose di Cartisia. Sul mio canale troverete tantissime ricette di biscotti al cioccolato, alla Nutella, al cioccolato bianco, tartufini, pasticcini, praticamente troverete di tutto e di più. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao! Baci da Cartisia!